Figlio mio, non dimenticare i miei insegnamenti. Ricordati di fare quel che ti dico. Così potrai vivere a lungo e avrai serenità e benessere. Non abbandonare mai la bontà e la fedeltà. Legale intorno al tuo collo, custodiscile nel tuo cuore come un tesoro. Se farai così, piacerai a Dio e agli uomini, sarai felice e avrai successo. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sulle tue convinzioni. In tutto quel che fai, ricordati del Signore, ed Egli ti indicherà la via giusta. Non crederti più saggio di quel che sei. Ubbidisci al Signore ed evita il male. Se farai così, godrai buona salute. Sarai robusto e vigoroso. Onora il Signore con le tue offerte e le primizie dei tuoi raccolti. Così i tuoi granai saranno colmi e le tue botti piene di vino. Figlio mio, accetta l'istruzione del Signore e non stancarti dei suoi avvertimenti. Il Signore corregge quelli che ama, come un padre i figli più cari. Beato chi ha trovato la sapienza, felice chi ha acquistato la conoscenza. Possederla vale più di tanto argento, rende molto più dell'oro. La sapienza è più preziosa delle perle, nulla regge al suo confronto. La sapienza offre lunga vita, dona ricchezze e onore, rende la vita piacevole, aiuta ad avere successo. La sapienza è come un albero di vita per quelli che l'afferrano, beati coloro che la tengono stretta. Il Signore ha creato la terra con la sua sapienza, ha fatto i cieli con la sua intelligenza. Con la sua sapienza, Egli fa sgorgare l'acqua degli abissi e fa piovere sulla terra. Figlio mio, non dimenticare i consigli, non abbandonare mai gli insegnamenti. Essi ti aiuteranno a vivere, ti daranno felicità e successo. Così potrai vivere sicuro e nessun ostacolo ti farà inciampare. Dormirai sonni tranquilli e passerai le tue notti nella pace. Nessun spavento ti sorprenderà, nemmeno la rovina dei malvagi ti farà paura, perché il Signore ti darà sicurezza e custodirà la tua vita da ogni insidia. Quando ti è possibile, aiuta chi ha bisogno. Non rimandare a domani quel che puoi oggi per il prossimo bisognoso. Non progettare male contro i tuoi amici, che ti sono vicini e hanno fiducia di te. Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male. Non invidiare i violenti, non imitare la loro condotta. Il malvagio ripugna al Signore, i giusti hanno tutta la sua amicizia. Il Signore maledice la casa del malvagio, ma benedice l'abitazione del giusto. Il Signore si prende il gioco dei superbi, agli umili concede il suo aiuto. I saggi saranno onorati da tutti, gli stolti andranno a finire male. Libro dei Proverbi, capitolo 3.